invece adesso dei 5 Stelle, ma del sistema Casaleggio, che è il titolo del libro che è appena uscito, di Nicola Biondo e Marco Canestrari. Marco Canestrari è in collegamento con noi da Londra. Buongiorno Marco. Buongiorno, grazie dell'invito ancora. Allora, ricordo, insomma, diciamo programmatore, però la parte che va ricordata è che Canestrari è uno sviluppatore informatico. Dal 2007 al 2010 ha lavorato presso la Casaleggio Associati, occupandosi per il blog di Beppe Grillo della comunicazione con i meetup locali, poi produzione, contenuti multimediali, l'organizzazione dei vari V-Day 2007-2008 ed anche autore del documentario 19 luglio 1992, Una strage di Stato. E, con Nicola Biondo ha già scritto un libro su quello che ruota attorno al Movimento 5 Stelle, naturalmente visto da chi quel movimento lo ha lasciato, giusto, no? Ve ne siete andati voi? Sì, noi abbiamo lavorato come professionisti, soprattutto Nicola, io ero anche un attivista e a un certo punto abbiamo deciso di percorrere un'altra strada. Comunque sì, siamo andati via noi. Allora, partito, soldi, relazioni, ecco il piano per manomettere la democrazia. Cioè, siamo arrivati a questo? Siamo in pericolo? C'è una persona che è Davide Casaleggio, che vedete lì in copertina, che ha un ruolo importante di influenza sul primo partito di governo e quindi sul governo, che però non è sottoposta ad alcun controllo democratico. Il suo ruolo non è definito da nessuna parte, né nell'organizzazione, nell'organigramma del partito, né in quello dello Stato. Non è eletto, non ha un ruolo pubblico. È il capo di una organizzazione, in particolare di un'associazione, a cui il Movimento 5 Stelle ha subappaltato la sua gestione, la gestione della propria amministrazione. Forzosamente, nel senso che lui ha fondato questa associazione con suo padre e ha trasferito a questa associazione tutte le attività che svolgeva la propria azienda. Il suo ruolo, la sua posizione non è in alcun modo, non c'è un percorso codificato nelle norme nello statuto del movimento o dell'associazione Rousseau, per sostituire eventualmente Casaleggio dalla sua posizione. Quindi lui ha un ruolo che è inattaccabile, e questo secondo noi è un problema, perché avendo appunto un ruolo pubblico, non c'è il bilanciamento del controllo democratico in alcun modo. Oh, questo libro si basa e si, diciamo così, poggia su cosa, Canestrari? Su, come dire, testimonianze, racconti di chi ancora è dentro o solamente di chi è dentro al Movimento 5 Stelle o solamente, diciamo così, di fonti che ne sono uscite? No, anche qualcuno che è dentro, troverete nel libro alcune documentazioni importanti, per esempio sulla questione dei rimborsi e come dire, dei versamenti che i parlamentari fanno all'associazione Rousseau, e troverete il racconto di un incontro particolare che ho avuto con una deputata o senatrice neoeletta. A ridosso delle elezioni. Abbiamo anche ricostruito, attraverso documentazioni, che abbiamo chiesto, per esempio, presso il garante della privacy, tutta la storia della piattaforma Rousseau, dei problemi che ha avuto, e spieghiamo perché, in realtà i soldi che l'associazione Rousseau, riceve per gestire la piattaforma probabilmente non sono usati soltanto per quello. E quando il Movimento 5 Stelle, te lo ricorderai, sicuramente ha offerto, diciamo, l'utilizzo o comunque la piattaforma Rousseau come utilizzo per no, i gilet gialli, quando c'è stata quella fase e quel passaggio lì, come dovevamo leggerla? Perché insomma, il Movimento 5 Stelle poi ha sempre detto che era solamente un fornire l'utilizzo di un software e non altro. Intanto quel software è di proprietà di Davide Casaleggio attraverso l'associazione Rousseau, e quindi lui lo ha incomodato d'uso al Movimento 5 Stelle, tra virgolette, e di conseguenza avrebbe fatto la stessa cosa anche con quell'altro movimento in Francia. Il garante della privacy ha dimostrato chiaramente
che attraverso delle ispezioni che ha fatto presso la sede dell'associazione Rousseau, che tutti i dati raccolti dalla piattaforma Rousseau, per esempio i dati delle votazioni, sono riconducibili alle persone che li hanno generati. Quindi se io voto a favore o contro una proposta di legge sulla piattaforma Rousseau, i gestori della piattaforma sono in grado di sapere che sono stato io a votare pro o contro. E questo dà un enorme potere. E chiaramente in questa ottica va letta quella proposta. È una allargare, come dire, l'orizzonte di questa pratica oltre i confini nazionali. Dal Vigo. Beh, il libro mi sembra molto interessante. Io devo fare subito ammende e chiedere scusa, non l'ho letto, però sono abbastanza... È davvero fuori anche da poche ore. Esce domani. L'ho avuto ieri sera. Non l'ho letto nemmeno io ancora. Appena lo avrò, lo leggerò, perché sono molto interessato alla faccenda. Quello che dico è che parliamo di un'azienda privata che gestisce la cosa pubblica, di fatto. Parliamo di un movimento che ha detto alle elezioni mandiamo gli osservatori dell'ONU a vedere che tutti votino regolarmente, poi loro si autocontrollano quando votano. Quindi parliamo veramente di un'azienda che gestisce appunto la cosa pubblica, gestisce un partito intero, gestisce delle elezioni, si autocertifica, si autovidima. Quindi credo che il libro sia particolarmente azzeccato. Il Movimento 5 Stelle ha sicuramente un problema di democrazia. Cioè loro sono ossessionati dalla trasparenza altrui, ma sono molto opachi al loro interno. Canestrari. Sì, non è soltanto un'azienda, attenzione, è corretto quello che dice. Noi spieghiamo che è molto più di un'azienda che gestisce un partito, è un sistema molto più complesso, perché se fosse un'azienda che gestisce un partito e basta, sarebbe molto facile, come dire, controbattere a tutte le critiche, nel senso sarebbe banale il conflitto di interesse. Qua è una cosa molto più sottile. Formalmente Casaleggio Associati, che è l'azienda di Davide Casaleggio, non ha alcun ruolo nel Movimento 5 Stelle, non ha alcun rapporto, non ci sono neanche flussi di denaro tra il Movimento 5 Stelle, l'associazione Rousseau e la Casaleggio Associati, da quello che sappiamo almeno. Però il fatto che Davide Casaleggio sia il presidente della sua azienda, il proprietario della sua azienda, il capo dell'associazione Rousseau che amministra il partito e quindi in funzione di questo ruolo incontra ministri, incontra sottosegretari, probabilmente incontra anche leader, anzi sicuramente incontra leader politici stranieri come Steve Bannon, fatto che ha tenuto nascosto e che noi abbiamo scoperto. Appunto, lui è anche tra l'altro presidente di questa strana associazione Gianroberto Casaletto che organizzerà fra pochi giorni Summa, Ivrea, ne parliamo nel libro. Insomma, la domanda è, ma quando un'azienda va a chiedere una consulenza a Casaleggio Associati, legittimamente, e legittimamente Casaleggio Associati gli fornisce questa consulenza, lo fa questa azienda che chiede la consulenza perché loro sono particolarmente bravi nel loro lavoro o perché magari Davide Casaleggio li può mettere in contatto in qualche modo col ministro competente, col vicepresidente del Consiglio o col presidente del Consiglio addirittura? Questa è la domanda a cui cerchiamo di rispondere in questo libro. Posso fare una domanda a Canestrari? Sì, prego. Cioè, si sta riferendo al caso blockchain, alle poste e ai vari paper che sono stati commissionati da Casaleggio? Anche. Noi descriviamo anche questa particolare situazione della tecnologia blockchain, che è una tecnologia interessante, importante, che però è molto acerba ancora come tecnologia. Non c'è una singola applicazione pratica, salvo le criptovalute, che abbiano avuto ancora successo in questo ambito. E Casaleggio Associati fornisce consulenze e scrive paper su questa tecnologia. Certo. È stato presentato a Roma qualche mese fa e nelle stesse ore il vicepresidente del Consiglio Di Maio e ministro dello sviluppo annunciava il fondo sulla blockchain. Questo fondo andrà in parte probabilmente ad alimentare un mercato in cui i consulenti saranno ragazzi di Casaleggio Associati. È chiaro? Esatto. È chiarissimo. Questo le volevo proprio chiedere questo. Oh, tra l'altro oggi il Fatto Quotidiano ha in prima pagina un articolo, diciamo un pezzo su un po' quello che potrebbe essere il conflitto di interessi Casaleggio, gli sponsor vicini ai 5 Stelle, Raider,
bus e internet finanziano l'analisi sull'e-commerce aziende i cui destini sono legati al governo. È un pezzo di Stefano Feltri e Carlo Tecce che tra l'altro appunto dicono: il figlio di Gianroberto, il fondatore dell'azienda e del movimento, respinge ogni accusa di conflitto di interessi per il doppio ruolo che svolge, ma l'attrazione verso la Casaleggio Associati è in aumento per questo imminente appuntamento di Milano al centro congressi e poi ce ne sarà uno a Roma alla Luis di Confindustria. Insomma, ci sono tutta una serie di società e di sponsor che puntano sui 5 Stelle, sono gli interessi di alcuni finanziatori del rapporto e-commerce curato dall'azienda, dipendono dal Ministero del Lavoro e del Parlamento. Quindi questo è un tema che diciamo oggi si pone anche il Fatto Quotidiano, Canestrari. Sì, tra l'altro Stefano Feltri aveva scritto in passato altri pezzi dello stesso tenore molto, molto pertinenti. È esattamente quello che dicevo. È chiaro che nel momento in cui... Perché varo da lui? Perché è il capo di un partito. Il capo è anche una parola non esattamente corretta. È il padrone del partito. Ed è un conflitto di interessi molto simile a quello che abbiamo visto con la famiglia Berlusconi gli ultimi 25 anni. Ed è anche più insidioso, perché perlomeno Berlusconi si era candidato ed era, si era sottoposto in qualche modo al gioco democratico. Casaleggio non lo fa dal punto di vista suo intelligentemente, probabilmente, e questo secondo me, ripeto, rappresenta un vulnus che va studiato e va aggredito in qualche modo, non Casaleggio, il vulnus evidentemente. Senta Canestrari, come vede questa fase, di governo con la Lega? Insomma, noi tentiamo spesso, no, di analizzare questo contratto di governo, questa alleanza che si è messa insieme, naturalmente perché sono stati votati, non per altro, e che però insomma procedono, sono molto diversi. No, non tanto secondo me, secondo Nicola. Noi raccontiamo nel libro il sabotaggio che è avvenuto ai danni del potenziale accordo col PD, che in realtà non c'è mai stato, perché io ricordo che Gianroberto Casaleggio era un leghista della prima ora. L'accordo con la Lega arriva da molto 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 lontano, non arriva a marzo dello scorso anno, è stato preparato per anni e quando è stato il momento le propagande dei due partiti hanno cominciato ad avvicinarsi. Ma anni e anni prima delle elezioni dell'anno scorso, ricordiamo le vicende, le posizioni sull'immigrazione, ricordiamo le posizioni sul reato di clandestinità, fece in un giorno solo 3 post Gianroberto Casaleggio quando un senatore nella scorsa legislatura si permise di presentare la proposta di abolire il reato di clandestinità, questo per fare solo un esempio. È chiaro che le due formazioni si tengono insieme grazie al potere, che è un collante formidabile, ma ci sono sintonie importanti, molto più profonde di quello che si vedono, al di là del rapporto personale tra Di Maio, Casaleggio e Salvini. Poi c'è un capitolo che si chiama La lunga guerra contro il Quirinale. Perché? C'è stato un episodio abbastanza inquietante quando, vi ricordate, il Presidente della Repubblica respinse la proposta di Paolo Savona al Ministero, sì, dell'Economia, e ci fu una campagna singolare sui social contro il Presidente Mattarella, e fu il momento in cui Di Maio, un po' sbroccando diciamo al suo atteggiamento solito, si scagliò contro il Quirinale proponendo l'impeachment per 24 ore, salvo poi fare marcia indietro quando si rese conto del pastrocchio che stava per commettere. Noi raccontiamo da dove nasce quella proposta e raccontiamo di una telefonata diciamo tra un collaboratore di Di Maio e la società di Milano di cui Davide, l'associazione di Milano Russo di cui Davide è presidente. Del Vigo voleva fare qualche domanda?
Sì, volevo chiedere a Calestari che fine farà secondo lui il Movimento 5 Stelle. Io e Nicola Biondo, alla fine dell'altro libro, Supernova, scrivevamo che questa è una storia che va a Quello l'ho finire letto, male. su quello sono preparato. Volevo sapere se va. Grazie. Quello l'avevo letto. L'abbiamo anche ripreso e citato più di una volta perché è molto interessante. Volevo sapere se aggiorna la previsione. La previsione è sempre la stessa, è una storia che va a finire male. Sta andando a finire male molto lentamente, questo sì. Però ci sono degli elementi che ce lo fanno capire. Prendete Beppe Grillo, per esempio, che personalmente mi lascia molto amareggiato e provo molta empatia nei suoi confronti. È una persona che a 70 anni cerca di fare il suo lavoro e gli viene impedito perché i suoi gli si rivoltano contro e lo vanno a disturbare nell'esercizio della sua professione a teatro, a Bologna, per Certo. esempio, ha dovuto interrompere anzitempo il suo spettacolo. È una cosa triste, ed è una cosa pericolosa, perché se dovesse andare peggio, non so, cosa possa succedere. Insomma, ci sono stati episodi anche violenti nei confronti di alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle. Pensiamo a Chiara Appendino, a cui ovviamente va tutta la mia solidarietà, ci Certo. mancherebbe. Secondo noi, è importante che si tenga l'occhio vigile su questa faccenda, perché, ripeto, ancora pensiamo che le cose andranno a finire molto male. Ma molto male? Addirittura? Molto Sì, no, molto male, no, nel male che vuol senso. dire? No, specifichiamo perché. Sì, no, no, per carità. Molto male dire che, insomma, questa è una situazione, quella in cui si trova Casaleggio, che, come dire, non è definita in nessun modo. È un ruolo che si è ritagliato contro il partito, e all'interno del partito qualcuno si sta Ecco, accorgendo di questa anomalia. allora io forse volevo arrivare qui, siccome appunto lei ci ha detto, tu ci hai detto che questo libro si basa anche su racconti e contatti di persone che sono a tutt'oggi nel movimento, secondo quello che voi appunto sono i vostri contatti e le vostre informazioni, e quanto quell'ala, diciamo così, che è un po' in sofferenza in questo momento, perché probabilmente il Movimento 5 Stelle è un po' troppo subordinato rispetto alla Lega, insomma, tante, tante cose che sappiamo o di cui parliamo tutti i giorni, quanto, ecco, quella parte lì di movimento è una parte piccola, grande, sostanziosa, che si sta organizzando oppure no? No, non è una parte, non ci sono tanti parlamentari, come dire, ribelli da questo punto di vista, però tutti lo sanno qual è il problema. Il fatto è che nel 2022, fra 3 anni, il 60% del Parlamento matura il diritto alla pensione, e a febbraio di Certo. quell'anno si vota il Presidente della Repubblica. Prima di quel momento, difficilmente, come dire, rinunceranno al proprio ruolo e faranno cadere il governo o faranno terminare anzitempo la legislatura. È anche difficile che riescano a scalfire il ruolo di Casaleggio, perché proprio nella norma che hanno votato sull'anticorruzione hanno inserito alcuni codici, e noi lo spieghiamo bene nel libro, che blindano Casaleggio nel suo ruolo per legge. Quindi sicuramente c'è malcontento, ma il bersaglio sarà Di Maio, perché Casaleggio non può essere un bersaglio. Ma ricordo male o questo libro lo presentate anche alla Camera? Siamo venerdì alle 11:30 alla Vi Camera fanno e domani entrare? Vi fanno sì, ci entrare? fanno entrare. Una battuta, non ve la E prendete, non mi domani alle. scrivete cose tremende adesso tutti sui social, è una battuta. Va bene, quindi in democrazia appunto, entrano anche alla Camera Nicola Biondo e Marco Canestrari, il sistema Casaleggio, Partito Soldi Relazioni, ecco il piano per manomettere la democrazia. Ne parleremo, ne sentiremo parlare ancora. Grazie a Marco Canestrari, grazie a Grazie a Dal voi, a presto. Vigo, chiudo, Grazie a voi, buona giornata. sono puntualissima oggi. Andrea Pancani, Coffee Break, arrivederci.